Ciao, saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Zu. Mamma, papà e la bisnonna che insieme ai nonni vogliono bene a te. Zu va via di casa. Oh, c'è una gara di bowling di sopra? No, non è niente. Sei sicura che di sotto non abbiamo portato un elefante, vero? Bene, non potresti chiedergli di fare un po' più piano? Non riusciamo neanche a sentire i nostri pensieri. Questo era il mostro mamma che ti dice di fare silenzio. E dovresti anche sistemare per bene la tua camera. Ai mostri piace mettere in disordine. Bisù, è ora di mettere in ordine. Coraggio, Pock! Ce ne andiamo! Papà! Ah, Zu! Che cos'era tutto quel fracasso che veniva dalla tua stanza? È così che fanno i mostri! E mettono anche disordine! E adesso questo mostro va in un posto dove può essere un mostro vero! Vado via di casa! Oh... Sentirò la tua mancanza, Zu, però assicurati di aver salutato tutti prima di andartene. In fondo, non puoi andartene di casa senza neanche salutare. È vero, hai proprio ragione. Zu, sei stato gentile a passare. Entra un momento. Così, bisnonnina, ho pensato che dovevo venire a salutarti. Vuoi andartene di casa, caro? Oh, è un passo molto importante. Spero che in viaggio vorrai portarti dietro qualche cosina per ricordarti di noi. Ah, aspetta solo un istante che cerco il mio rossetto. Questo no. Ecco, Zu. Per ricordarti di me ovunque tu possa trovarti. Grazie, bisnonnina. Zu? Addio, Zu. Anche a te, Pock. Nonna! Oh, ciao, Zu. La mamma dice che faccio troppo rumore. Allora ho deciso di andarmene. Sono venuta a salutarti. Oh, beh, mi mancherai tanto, Zu. Ma se è questo quello che vuoi... Dovrai portare con te qualcosa da mangiare. Non puoi viaggiare affamato. Che ne dici di aiutarmi a preparare i biscotti al cioccolato? Veramente vado un po' di fretta.
Sai, credo di poter restare ancora un pochino. Bene, versa qualche goccia di cioccolato e mescola l'impasto. Ops! Che riflessi, nonna! Sì. Allora, sei già andato a salutare il nonno? No, non ancora. Però non ti dimenticare, mi raccomando. Il nonno sentirà la tua mancanza. Tanto, e anch'io. Va da lui e vedrai che quando torni qui, i biscotti saranno pronti. Te ne stai andando, allora. Sai, questa casa non sarà più la stessa senza di te. Forza, cerchiamo qualcosa da portarti in viaggio. Tipo cosa? Fai attenzione, nonno. Sto facendo anch'io un po' troppo rumore. Non tanto quanto ne facevo io. Ah, finalmente il mio vecchio zaino. Ce l'ho da quando avevo la tua stessa età, Zu. È un po' puzzolente. Sì, me lo portavo dietro quando andavo a pesca. La mia vecchia bussola. Questa ti sarà molto utile. Bello! Guarda, questo è il nord e questo il sud. Per tornare a casa ti basterà seguire l'ago della bussola a sud. Nel caso in cui decidessi di voler tornare a casa, si intende? Ah, la mia fedele torcia. Ne avrai bisogno quando farà buio, così potrai trovare un posto in cui dormire. Un posto in cui dormire? E a proposito di dormire, ta-da! La mia fedele amaca. Ecco qua. Perfetta per schiacciare un pisolino. O forse no, a seconda dei casi. Ecco fatto, uno zaino di biscotti al cioccolato per il viaggio. Squisiti! Ciao ciao, nonna! Ciao, nonno! Ciao, mamma! Ciao, papà! Stammi bene, Zu. E fai attenzione. Ci mancherai, Bisù. Sì, io ora... Sì. Ciao! prendere. Sì, la casa è a sud, proprio come ha detto il nonno. Zu! Oh, ciao, Elsie! Cosa stai facendo? Niente di che. Sto solo decidendo che strada prendere. Per andare dove? Vado via da casa, quindi devo controllare la mia bussola. Via da casa? Tua mamma e tuo papà lo sanno? Certo! Hanno detto che faccio troppo rumore. Perciò me ne vado. Non sei andato molto lontano. Per ora no. Stavo solo per mangiare un biscotto che ha fatto la nonna prima di avviarmi. Ne vuoi uno? Sì, grazie. Comincio a fare buio. Non avrei mica paura, vero? Io? No, di certo. Non posso ritornare. La mia camera è ancora in disordine. Ma adesso non stai facendo rumore? No! Ti aiuto a mettere in ordine la camera? Beh, non è una brutta idea. Sei tornato! Sì! E anche il potentissimo mostro del pianeta Gar! Elsie, oh? È ora di cena! Devo andare, grazie dell'invito! Non lo sapevamo neanche!
Su, sono contenta che hai deciso di restare. Sì, lo sono anch'io. Una cena davvero buonissima, grazie. Su, che cosa avresti mangiato se fossi andato via da casa? Oh, qualche biscottino al cioccolato della nonna. E le rocce! Ai mostri piacciono tanto le rocce per cena. Il dentaruolo di Su. Fuori pista! Ciuf ciuf! Bisù! Ciao mamma! Metterai in ordine, spero, prima che arrivino tua zia e tua cugina. Certo! Adesso però devo guidare il treno. Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Tante cose da mettere in ordine e così poco spazio. Ciuf ciuf! Su, potresti guardare tra i tuoi vecchi giocattoli e buttare via quelli di quando eri più piccolo? Buttare via? Ma sono i miei giocattoli! Si cresce e si diventa grandi per alcune cose, Su. Potresti trovare qualcosa da regalare a chi è più piccolo di te, d'accordo? D'accordo. Metti i giocattoli che vuoi conservare da questa parte e metti quelli che vuoi dare via di là, in quella scatola. Qualcosa da mettere nella scatola. Non ci posso credere, Pock! Un giocattolo da bambino piccolo! Fa proprio impressione. Lo butto via. La mamma sarà contenta che ho trovato una cosa da dare via. Ho posto tutti i giocattoli e ho trovato questo. Oh, Bisù, questo è il tuo dentaruolo di quando eri piccolo piccolo. Era il mio? Ma davvero? Sì, l'avevi chiamato Ping Ping perché non sapevi dire pinguino. Eri così tenero. Oh, non possiamo disfarci di questo. Non possiamo? Mi piacerebbe conservarlo. Mamma, quando arrivano zia Zelda e Zinnia? Saranno qui a momenti. Devo finire di riordinare. No, non voglio far vedere a Zinnia un giocattolo da bambino piccolo, Pop. Mi prenderà in giro. Dobbiamo nasconderlo. Sotterrano il tesoro, Pop. Nessuno lo ritroverà qui. Ah, Su! Guarda che bella pianta ho trovato al vivaio. Penso che starebbe bene tra... Volevo proprio piantarla qui. Grazie! Come hai fatto ad indovinare? Sembrava un bel posto per mettere una pianta. Sempre questo sportello. Qui dentro sarebbe troppo facile trovarlo. Ma dove? Oh, grazie, Su. Forse in un posto più alto. Su? Papà! Hai in mano un giocattolo da bebè? No! Zinnia! Punta e alza, punta e chiudi. Oh, ciao Zinnia! Punta e alza, punta e chiudi. Ciao Su! Ciao Zinnia! Cosa stai facendo? Mi hanno assegnato la parte principale nel balletto della scuola. Allora mi esercito.
l'esercito il più possibile. Siamo tanto orgogliosi. È una bambina responsabile come una grande. Proprio come una grande. Oh! Lasciamoli andare, Zelda. Zu, sarai capace di occuparti di Zinnia? Sì, mamma. Non è necessario che lui si occupi di me. Come sai, io adesso sono diventata grande. Che cosa stai nascondendo dietro le spalle, Zu? Niente. È un indovinello, per caso? No, non è un gioco. Ho un'idea. Giochiamo a nascondino. Comincia tu a contare. Oh, sì! Il mio gioco preferito! Devo nascondere il dentaruolo prima che Zinnia ci trovi, Pock. Oh. Scusa, nonna. Giochiamo a nascondino. Se Zinnia te lo chiede, tu non mi hai visto. Oh, ma certo, Zu. Se chiede di te, io non ti ho visto. Grazie, nonna. È il posto perfetto per nasconderlo. Eh? È papà che l'ha nascosto qui. Devo cercare un altro posto. Non hai trovato un posto per nasconderti, Zu? No, non fa niente. Lo cerco da un'altra parte. 99 e 100. Arrivo, pronto o no? Capisce che il nonno l'ha nascosto qui. È da bambini piccoli, si vergogna. Non posso nascondere il mio dentaruolo qui. Zu! Lo so dove ti nascondi, Zu! Oh! Facile. Devo cercare un posto dove non guarderà nessuno. Idea! Se il nonno ha nascosto il suo cappellino nella camera della bisnonnina e papà il suo sacchiotto nella camera della nonna, il posto migliore dove nascondere il mio pinguino è qui, nella camera di mamma e papà. Però dove? Qui è perfetto, Pock! Ti ho trovato, ah! Finalmente! Zu, perché vai in giro con un giocattolo da bebè? Non sei più un bambino piccolo piccolo, no? Ma certo che no! Adesso lo faccio vedere a tutti quanti. No, Zinnia, aspetta! Oh, eccolo, non capivo dove fosse finito. Venite voi due, siamo nel soggiorno. Erano tanti anni che non me lo mettevo più in testa. Quanto mi piaceva questo orsacchiotto. Ricordo che lo portavo sempre con me. Non guardavo queste foto da anni. Avevo quasi dimenticato dove le avevo messe. Le avevi messe tu lì? Credevo le avessero nascoste il nonno e papà. Perché avremmo dovuto farlo? Perché sono cose per bambini. E voi siete grandi. Allora? Non vi sembra che dovreste vergognarvi? Perché vergognarsi, Zu? La nonnina e io li conserviamo perché ci ricordano quanto sono cresciuti i nostri bambini. E a quel punto noi siamo orgogliose di loro. Lo facciamo tutti. Guardate la mia Zinnia com'era carina da bebè. E non è cambiata per niente. Oh,
Mamma, se la vuoi conservare, per me va bene. Oh, non intendevo lasciarlo in mostra, Zoo. Conservo qui tutte le piccole cose del mio zoo. Fotografie, vecchi giocattoli, tutto quello che mi parla di te. Questa è una foto veramente bellissima. E sai una cosa, Bisù? Cosa? È la dimostrazione di quanto sei diventato grande. Zoo e il dottore. Puck! Dove sei finito? Puck! Oh, non ti senti bene, vero? Sei proprio malato! Sarà meglio che resti a letto. Vado a prenderti dei semi per uccelli e qualcosa da bere. E quando torno ti leggo una storia. Oh, sarà meglio andare a chiamare la mamma. Lei saprà cosa fare. Vieni, mamma, guarda! Sì, direi proprio che non si sente bene, Bisù. In ogni caso, non sembra sia troppo grave. Sarà bene comunque farlo vedere dal medico. Lo chiameremo dopo aver preso papà al lavoro. Bene, allora a più tardi, dottoressa. Grazie. Ecco, tutto a posto. Quando torno lo portiamo subito dal medico. Grazie, mamma. Mua. Fai il bravo. Sì, me ne assicurerò di persona, altrimenti lo darò in pasto agli squali. Quali squali? Gli squali affamati che sono nel lavandino del bagno non hanno ancora fatto la colazione. Neanch'io. E potrei mangiare più di loro. È quello che mi aspettavo. Allora, che cosa ti piacerebbe per colazione? Vermi fritti o lumache con toast? No, mi piacerebbero delle uova di rana strapazzate, per favore, nonno. La sua tavola è da questa parte, signore. Ho paura di aver terminato le uova di rana, signore. Andrebbero bene dei cereali. Sì, grazie, nonno. Dovremmo preparare la colazione anche per Puck. Non si sente tanto bene. Oddio, quanto mi dispiace, povero Puck. La mamma dice che non è una cosa grave. Però, tra poco lo portiamo dal dottore a farlo visitare. Puck! Ti ho portato la colazione! Miglio! I tuoi semi preferiti! Puck! Puck! Dove sei? Puck! Puck! Nonno! Hai visto Puck? È scomparso! Scomparso? Avevo capito che non si sentiva bene! Proprio così! Devo ritrovarlo! Ciao, Zoo! Nonna, hai visto Puck? Certo, caro! È un uccellino con un becco giallo e tante belle piume verdastre. Oh, scusa, Zoo. È successo qualcosa? Sì! Non riesco a trovarlo! E non si sente bene! Oh, santo cielo! Temo proprio che non sia qui!
però se lo vedo... Grazie, nonna! Avanti! No, Zu, non l'ho visto. Spero che stia bene, anche se sta male. È malaticcio, poverino, e... Ecco, adesso fatti coraggio, Zu. Sono sicura che sta benissimo. Lo spero anch'io, bisnonnina. Cosa? Sì, Pock. L'ho cercato in tutti i posti. Beh, dove l'hai visto l'ultima volta? Nel mio letto. Non si sentiva tanto bene stamattina. La mamma ha detto che lo porteremo dal medico a farlo visitare. Secondo me, quando l'ha sentito, ha avuto paura. È volato via per nascondersi? Sì, forse. Pock! 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 Elsie, dove sei? È ora di andare! Arrivo, mamma! Ci vediamo là! Sì, ci vediamo là! Mm? Là dove? Dalla dottoressa! È il giorno delle nostre iniezioni! Iniezioni? Oh no! Non me lo ricordavo! Bisù, sei pronto? Sbrigati! Che dobbiamo andare, capito? Sì, mamma, ho capito! Sì! Iniezione! Nessuno metterà un ago nel mio braccio! Pock ha avuto una bella idea! Nascondersi! Devo nascondermi! Zu, io sono pronta! Vieni, che facciamo tardi! Bisù! Pock, ti ho trovato! Ci siamo nascosti nello stesso posto! Bisù? Ah, sei qui! Su, adesso andiamo, su. Non devi aver paura della dottoressa. Non sei tu quella che sta per avere un grosso ago piantato nel braccio? No, Zu, non è così terribile come sembra. Sì, è anche peggio. Quanto a te, Pock, faresti meglio ad accompagnarci. Il dottore dovrebbe dare un'occhiata anche a te. Non ci metterà molto, Bisù. Saremo a casa prima di quanto immagini. A casa sì, ma con un gran buco nel braccio dove mi hanno infilato l'ago. Grazie, dottoressa. Mm? Prego, Elsie. Non essere tanto preoccupato, Zu. È veramente gentile. Allora, chi è il prossimo? Avanti, Zu. Ciao, Zu. Mettiti seduto. Oh, ma com'è carina questa tua amichetta. Come si chiama? Pock, ed è un maschio. Oh, ovviamente sì. Non si sente molto bene. Oh, santo cielo. Sarà il caso di dare un'occhiatina anche a te? Oh, coraggio, Pock. Non voglio farti del male. Perché non vai tu per primo, Zu? Fai vedere a Pock che non c'è da aver paura. Beh, va bene. Davvero bravo, Zu. Così ci si comporta. Vedrai, non sentirai niente. Non sono sicuro qual è il braccio che mi servirà di più. Perché dopo l'iniezione non potrò più usarlo per un po' di giorni, vero? Posso avere una fascia? E può anche ingessarmelo, per favore? Ecco. Finito. Eh? Bravo, sei stato molto coraggioso, Zu. Meriti in premio una stella d'oro. Vuol dire che ha già fatto l'iniezione. Te l'avevo detto che non faceva male. Adesso tocca a te, Pock. Avanti, non c'è proprio da aver paura, te lo giuro. E poi ti dà la stella. La dottoressa ha detto che hai avuto un po' di raffreddore.
Devi bere molto e riposarti. Papà, stai bene? Temo di aver preso il raffreddore. Secondo me dobbiamo portarti dal dottore. No, non è niente, su, sarò guarito fra un paio di giorni. No, papà, non devi aver paura. La dottoressa è veramente gentile e simpatica. E comunque, io vengo con te e ti tengo la mano. Oh, grazie, su. E se sei davvero coraggioso, puoi anche avere una stella d'oro. Proprio come me, guarda. La promessa di Su. Esploratore Su, abbiamo trovato la città perduta. Tenetevi forte, stiamo per fare un atterraggio difficile. Guarda, un'entrata. Vediamo cosa c'è dentro. Un sentiero segreto. Mi chiedo dove porterà. C'è una strana caverna che nasconde un mostro terrificante. Oh, Pop, non riesco ad immaginarti come mostro terrificante. Ah, dove si dirigerà l'esploratore Su? Nei deserti più caldi oppure nel fondo del mare? Sentiero segreto e Pock era un mostro nascosto in una caverna buia, però era più buffo che pauroso. Sono felice che ti sia divertito, Su, ma con questo bel gioco sei riuscito a mettere a soqquadro la casa. Penso sia arrivato il momento di mettere in ordine, sei d'accordo? Oh, stavamo per fare un altro gioco d'esploratore. Se mi prometti di mettere in ordine quando avrai finito di giocare, io ti prometto di portarti al parco. Il parco? Oh, sì! Evviva! Prometti? Certo, mamma, lo prometto. Metterò tutto in ordine. Bravo. Devo andare al negozio adesso. Cerca di mettere tutto in ordine prima che torni. Non ci metteremo molto, Pock. Sembra già molto più ordinato. Eccoti qua, Su. Se non sei già occupato, potresti aiutarmi a fare una torta? Che torta vorresti fare, nonna? Oh, non l'ho ancora deciso. Possiamo fare una torta speciale? Una torta a forma di aereo? Sarebbe una bella sfida. Non ho mai fatto una torta a forma di aereo. Perché non proviamo? Oh. La porteremo come sorpresa dopo cena. Wow! È una torta strepitosa, nonna!
Bene, ora puoi fare la brava zebra e pulire questo gran pasticcio. Io devo portare il tè alla bisnonna. Certo, nonna! Su! Ah, Su, ti andrebbe di aiutarmi a travasare delle piantine? Poi te ne regalo una, se mi aiuti. Sì, certo, nonno. Mi piace zappare. Questo è un ottimo posto per piantarle. Preparami 5 belle buche. Io torno fra un attimo. Eccoci pronti. E questa la regalo a te. Prendi un vaso da fiori in garage. Va bene. Perfetto, tutto fatto. Ah, ora potresti pulire, Su. Io vado a prendere l'annaffiatoio. Ma certo, nonno! Che c'è, Pock? Pock, dove sei? Ti ho trovato! Ho capito! Vuoi giocare? Eh? Eccomi! Prima che torni la mamma. Questo è fatto. Guarda, è ordinatissima! Ma ricoperta di impronte di fango. Oh! E non solo. Oh, Su, avevi promesso di mettere in ordine finito di giocare. Perché mai non l'hai fatto? Beh, io volevo mettere in ordine. Su, non hai ancora finito di pulire la cucina. E neanche il giardino è stato ancora sistemato. Mi dispiace. Non ho mantenuto la promessa di mettere in ordine. Ma c'erano così tante cose divertenti. Lo so, Su, ma mettere in ordine è importante. Soprattutto ora che la casa è ancora più in disordine. Hai ragione, mamma. E prometto di mettere in ordine immediatamente. È pronta la torta? Oh, sembra squisita. Grazie.
Ah, eccoti qua. Hai messo tutto in ordine, Bisù? Sì, mamma, è tutto in ordine. Ed ora in poi prometto di mantenere le mie promesse. E allora questa è per te, Su. La tua piantina personale da curare. Grazie, nonno. Prometto di prendermene cura. Io penso che meritiamo tutti una bella fetta di torta. E dopo possiamo andare al parco. Oh, non saprei, Su. Adesso è un po' tardi per andare al parco. Ma no, stavo scherzando, Bisù. Certo che possiamo andare al parco. Dopotutto, una promessa è una promessa. Sì! questa è la parte più difficile. Va con calma. Una pennellata alla volta. Stai dipingendo bene. Guarda, ho finito. Cosa ne pensi, nonno? Non lo trovi bellissimo? Molto bello. Perfetto, hai fatto un ottimo lavoro. Grazie, Poc. Pilota Su e copilota Poc. Pronti per il decollo? Oh, stai attento. Ops. Scusa, Poc. No, non preoccuparti, basterà un bel bagnetto per pulirti. Poc! Fai in fretta, siamo pronti per decollare. Non siamo ancora pronti. La pittura è fresca. Dovrai aspettare un po' finché non sia asciutta. Possiamo farla asciugare subito? Vediamo. Ecco, con il vento si asciugherà prima. Ottima idea! Ma quanto tempo sarebbe prima? Più o meno il tempo che ci metteremo noi a mettere in ordine. La nonna non sarebbe contenta se lasciassimo il tavolo così in disordine. Oh no, non sarebbe contenta. Tu porta la scatola in camera tua mentre io butto questo nella pattumiera. Va bene, nonno. E dopo posso giocare col mio aeroplano? Sì, certo. Sì. Scusami. Non così in fretta, Su. Dobbiamo controllare che la pittura sia asciutta. Oh! Su, che succede? Oh. Come sarà successo? Non lo so. Deve averlo fatto cadere il vento. La mia non è poi stata un'idea così buona. Cos'è? Io non penso che sia stato il vento. Davvero? Io penso che sia stato tu. L'hai fatto cadere tu quando sei rientrato in casa dal giardino. Sei sicuro che quella piuma sia di Poc? Chi altro ha le piume in questa casa? Beh, a dire il vero, mi ricordo... Cosa è successo? Il mio aereo si è rotto e abbiamo trovato una piuma lì vicino. Sono certo che è di Poc. Oh, devo essere stata io. Tu? L'aereo deve essere caduto quando l'ho spostato per spolverare. Quindi non è stato Poc.
Mi dispiace di aver rotto il tuo aereo, Su. Non preoccuparti, nonna. È stato un incidente. Non l'hai fatto apposta. Di sicuro si può riparare. Sto tranquilla. Grazie, caro. Non è poi così grave come sembra. Coraggio, con un po' di colle e di pazienza tornerà a posto. Pensi davvero di poterlo riparare? Oh, sì, certo che posso ripararlo. Andiamo. Ecco fatto. Più bello di prima. Grazie, nonno. Prego, Su. Divertiti. Pilota Su e copilota Pok. Pronti al decollo. Pok? Pok? Pok, dove sei? Pok? Pok? Sei lassù! Guarda, il nonno l'ha aggiustato. Avanti. Cosa stai aspettando? Andiamo a giocare. Serve veramente un copilota. Ehi, indovina un po'. Tu puoi essere il pilota Pok e io sarò il copilota Su. Adesso vuoi venire a giocare? Torno subito. L'ho preparato apposta per te. La merenda speciale solo per il pilota Pok. Ecco fatto. Nonno, nonno, vieni. Pok non si sente bene. Non capisco che cos'ha. Presto. Oh? Andiamo a vedere. È rimasto lassù tutto il tempo. Se ne sta lì e non si muove. Deve essere malato o ferito. Ma non si vede niente da qui. Lo sai, la ferita potrebbe essere all'interno. Cosa vuol dire? Forse non ci hai fatto caso, ma potresti aver ferito i suoi sentimenti accusandolo di aver rotto l'aereo. Oh, non volevo ferirlo. È stato un errore. Pok questo lo sa. Anche se lo sa, immagino che si aspetti che tu gli dica quella frase speciale. Quale frase speciale? Come quale? Quella che si dice quando fai qualcosa di male e vuoi porre rimedio. Oh! Quella frase speciale. Ti chiedo scusa, Pok.
Mi dispiace tanto, Pock. Non dovevo accusarti di aver rotto l'aereo e avrei dovuto immediatamente chiederti scusa. Siamo ancora amici. Grazie, Pock. La confessione di Zoo. Pock! Chi arriva prima alla batteria, Pock? E ora, a chi arriva prima alla parete? Va bene, hai vinto tu stavolta. Che ne dici della finestra? Oh no! Ho rotto la macchina di Zack! Me l'ha lasciata una settimana per giocarci e ora si è rotta. Più tardi verrà qui a giocare. Dovrò dirglielo, Pock. Solo che ci rimarrà così male. Ah, questo deve essere lui! Elsie! Buongiorno! Ciao, Zoo! Elsie! Sono così felice che sia tu! Va tutto bene, Zoo! È il fine settimana, così ho pensato che potremmo giocare insieme! Non ora! Devo farti vedere una cosa prima! Guarda! Oh, che peccato! Era una macchina così bella! L'hai già detto a tua mamma? No. Beh, sono certa che se glielo dici non se la prenderà a male. Sono cose che succedono. Sì, ma la macchina è di Zack. Dovrò dirgli che l'ho rotta. Ma ho paura di come reagirà. Oh. Beh, è meglio se glielo dici il prima possibile. Dopotutto, non l'hai mica rotta apposta. Lo so, hai ragione, Elsie. Glielo dirò appena arriva. Questo deve essere lui. Non voglio che la veda prima di parlargli. Ciao, Zoo! A più tardi, papà! Ciao, figliolo! Entra, Zack! Anche Elsie è qui! Ciao, Zack! Ciao, Elsie! Sentite un po', c'è il sole fuori! Vi va di andare a giocare in giardino? Va bene! Sì, ti seguiamo! Oh, tocca ancora a te! Prova a prendermi! Ora tocca a te! E ora tocca a te! Va bene, diciamo che siamo pari e giochiamo con la mia macchina ora? Ma ho un videogioco con le macchine stupendo! Perché non giochiamo a quello? Oh, va bene! Allora, Elsie, tu puoi prendere quella blu, Zack quella verde e io quella gialla! Va bene! D'accordo! Coraggio! Zack, devo dirti una cosa riguardo la tua macchina rossa. Ma era verde quella che guidavo! Non parlo della macchina del videogioco, Zack, ma della macchina rossa che mi hai prestato l'altra settimana. Beh, stavo rincorrendo poco. Ciao. Quando... Eccovi qua. La mamma dice che ci sono delle mele croccanti in cucina e succo fatto in casa. Vi interessa? Oh, sì! Grazie mille! Che buono! Sì, per favore, papà! Lo so, Pock. Glielo dirò dopo. Grazie, mamma. Grazie. Grazie.
bene. Zack, il fatto è che stavo giocando con la tua macchina rossa e... guardate, questo è uno stupendo gioco di volo. Giochiamoci. Possiamo giocare con la tua macchina dopo? Va bene. Ottimo. Devi dirglielo, Su. Lo vorresti sapere se fosse stata la tua, non è così? Lo so. Devo solo trovare il momento giusto. Zack, oggi stavo giocando con Pock e la tua macchina era per terra e... Oh, buongiorno a tutti e tre. E a cosa state giocando? Posso unirmi? Ma certamente, nonno. Io ci ho giocato già tanto. Ora giocate un po' voi tre. Tu puoi prendere quella gialla, nonno. Lei prende la blu e Zack quella verde. Pronti? Uno, due, tre, via! Chi l'avrebbe detto? Bene, io ho delle cosette da verniciare in garage, ma voi tre divertitevi. È stato bello, Su. Possiamo giocare con la macchina ora? Certo, Zack. È nella mia camera. Perché non andiamo a cercarla? Dov'è la mia macchina, Su? Adesso vado a prenderla. Ehi, Zack, hai visto la mia nuova batteria? Forte! Sto andando a fare delle compere, così posso accompagnare Zack che è di strada. Oh, va bene. Pa 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 pa. Ci vediamo. Pa 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 pa. Su, io ho provato a dirgli cosa era successo, Elsie. So che ci hai provato, Su. Devo andare a fare la merenda, ma tu devi dirglielo. È stato un incidente. Sono certa che capirà. Lo spero proprio. Lo so che vuoi tirarmi sul morale, Pock. È solo che mi sento molto in colpa. Cosa ti prende, Su? Questo è di Zack. Devo dirgli che l'ho rotta. Ci ho provato, ma poi è entrato papà. Poi sei entrato tu e poi ho avuto paura di dirglielo. Capisco. Bene, perché non andiamo tutti e due al negozio del signor Zoe e lo diciamo a Zack insieme? Va bene, nonno. Andiamo allora, mai rimandare al domani. Oh, salve, siete appena in tempo. Stavo per chiudere il negozio. Ah, che fortuna allora. Dovremmo dire una cosa a Zack. Su, che te ne pare della mia nuova macchina rossa? Wow, è fantastica! Sì, è una macchina telecomandata. Zack mi ha aiutato a pulire il negozio l'altro giorno, così gliel'ho comprata per ringraziarlo. È molto bella, Zack, Su e io dobbiamo dirti una cosa. Non c'è problema, nonno. Posso dirlo io. Zack, è tutto il giorno che cerco di dirti una cosa, ma non sapevo come. Io ho inciampato sulla tua macchina e l'ho rotta. Mi dispiace tanto. È stato un incidente. Oh, Su! Quella era la macchina più veloce! Lo so. Stavo giocando con Pock e non l'ho vista. Mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Su. Non l'hai rotta apposta. Certo, è stato un incidente, Su. Queste cose accadono. Però avrei dovuto fare un po' più di attenzione. Va tutto bene, Su, davvero. Anch'io ho rotto tante cose. E poi sei venuto a dirmi che ti dispiace. Ci sono. La puoi tenere, Su.
Io ho questa macchina nuova ora. Forse tuo nonno può aggiustarla. Oh, ci posso provare. Wow, Zack! Ne sei sicuro? Mm-hmm. Questa mi sembra decisamente una buona idea, Zack. Beh, di certo è molto gentile. Siete stati entrambi molto generosi, grazie. È ora di tornare a casa, Zoo. Grazie ancora, Zack. Grazie, signor Zoe. La prossima volta farò più attenzione. Vero, Pock? Ha, 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 ha